attualmente abbiamo sequestrato circa 30.000 bottiglie di vino di apparentemente di elevata qualità, tra cui circa 10.000 bottiglie di Brunello di Montalcino. Le attività investigative sono iniziate circa 3 mesi fa attraverso la segnalazione di alcuni cittadini che ci hanno appunto fatto presente che c'erano delle bottiglie di vino sospette. Da lì abbiamo sviluppato un'attività investigativa piuttosto complessa che ha riguardato sia i centri di raccolta che il mercato minuto di queste bottiglie. Chiaramente stiamo parlando di un mercato comunque di nicchia, quindi attraverso verifiche svolte all'interno di enoteche di un certo rilievo. L'organizzazione sicuramente si occupava dell'acquisizione di partite di vino sulla cui provenienza stiamo facendo le necessarie verifiche, l'imbottigliamento in centri di aggregazione in gran parte localizzati in Toscana, e da qui venivano smerciate su tutto il territorio che vi ho prima descritto. Non ultimo c'era una, diciamo così, attività di vendita anche attraverso il web e i canali informatici. Venivano falsificate sia le etichette che le fascette. Sì, le bottiglie hanno delle etichette in rilievo, colorate, che richiedono una certa capacità, non sono cose improvvisate. Oltre all'etichettatura falsa, le bottiglie del consorzio del Brunello, ma anche quelle del Chianti, che sono state anch'esse sequestrate, devono necessariamente riportare una fascetta del consorzio che reca l'emblema di Stato. Anche quell'emblema era stato falsificato, così come i numeri seriali indicati nelle fascette. Sono state trovate moltissime bottiglie con il marchio Bocelli. Se fossero originali, come sono anche grossisti coinvolti nell'attività illecita, grossisti in quel caso avrebbero commercializzato delle bottiglie originali. Se fosse falso, come noi abbiamo motivo di ritenere, avrebbero arrecato anche un grave danno sia di immagine che economico all'azienda di Procente Capo Bocelli. Il danno di immagine sicuramente è grande. Da parte nostra ci costituiremo parte civile e chiederemo danni e chiederemo alla giustizia che vada pesante con questi delinquenti.